Il bonus psicologo, lo strumento introdotto dal governo per un supporto quando soffrire è l'anima. In Liguria quasi 4.600 domande presentate per accedere all'aiuto. Sentiamo Marta Buonadonna. Le conseguenze della pandemia, ma non solo, hanno riguardato un po' tutte le fasce d'età. I giovani sono certamente quelli che hanno sofferto di più proprio per le restrizioni, per la difficoltà appunto che hanno trovato, a cominciare dalla DAD, ma anche dalla difficoltà appunto di incontrarsi, della socializzazione, la mancanza dello sport. Sono arrivate a 200.000, 4.600 in Liguria, le richieste per il bonus psicologo, un contributo compreso tra i 200 e i 600 euro a seconda del reddito per quanti sperimentano ansia, depressione e più in generale problemi di salute mentale. La finestra temporale per farne richiesta sul sito dell'INPS si chiude il 24 ottobre, quindi la previsione è che i numeri aumenteranno ancora. Ma come si fa a capire se un ragazzo o una ragazza possono aver bisogno di un aiuto psicologico? Un atteggiamento meno motivato, questo è già un segnale, non solo nei confronti della scuola, ma anche nei confronti proprio dell'attività, della vita. Il bonus da solo non può risolvere il problema. Occorrerebbe potenziare la rete degli psicologi del servizio pubblico, proprio per consentire anche a chi ha redditi bassi di trovare il sostegno di cui ha bisogno. Sicuramente però ha aiutato a superare almeno in parte lo stigma associato ai problemi di salute mentale, che ci sono e sono diffusi. Dall'ultimo monitoraggio che l'Ordine regionale degli psicologi compie ormai da 3 anni, è emerso che il 66% degli intervistati tra i 18 e gli 80 anni ha sofferto di una sintomatologia depressiva, il 9% in forma grave. Percentuali simili si riscontrano per i disturbi di ansia.